Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e Valerio Di Prospero dal Meucci di Aprilia. Una sfida tra Buenaonda Aprilia e la Pisana, quinta giornata del campionato di calcio a 5 serie C2 girone B. Fischio arbitrale, partiti Marcucci, poi Tagliacozzo, destro alto, squadra di casa, Longo, sinistro, ci mette una mano Silvi, Ridolfi, Marcucci, deviazione, palla in rete, sblocca la Pisana, Marcucci, tiro deviato, 1-0. Allora la Pisana può ripartire con Carelli, fa fuori un avversario, poi pasticcio difensivo, palla sul palo di Carelli, prova a rientrare, perde palla però, scappa via ancora Carelli, rientra Carelli, stavolta a segno, 2-0 la Pisana. Pallone dentro e arriva la terza marcatura firmata Ridolfi. E allora riparte il Buenaonda Aprilia. Longo, Longo, tiro improvviso, Silvi di piede. Pallone per dei giudici, c'è Cima che va a scheggiare la traversa. Iacobacci. Poi arriva il giallo, calcio di rigore. Longo contro Silvi. Parte Longo, il tiro, palla in rete, accorcia il Buenaonda, 3-1. Ridolfi, Tagliacozzo, lancio lungo, Mafrica, Mafrica, palla fuori. Ora Longo, parata dei giudici, palla in rete, accorcia ancora Gianluca dei giudici, Buenaonda 2, la Pisana 3. Marcucci, la deviazione di Margari, Antonelli per Iacobacci, Iacobacci tira in porta, il palo di Roberto Iacobacci, viene raddoppiato ancora Mafrica, lascia Tagliacozzo, tira in porta Margari. Longo per Catalano dei giudici, prova lui, palla fuori, non di molto, pallone che era uscito però si continua, dei giudici, è tutto solo dei giudici, palla che finisce addosso a Silvi dopo una deviazione dei giudici. Dei giudici, si gira, palla in rete, il pareggio del Buenaonda Aprilia, dei giudici, doppietta personale e pareggio. Ora Ridolfi, palla dentro e subito nuovo vantaggio la Pisana, Mafrica, partita senza un attimo di sosta, ancora la Pisana che ora può scappare in contropiede, Ridolfi, che parata Margari. Iacobacci, il tiro, la deviazione spettacolare di Silvi, la partita termina sul tiro di Cima, 4-3, la Pisana vince al Meucci e non basta al Buenaonda, un gran secondo tempo che era culminato con il pareggio 3-3 dopo un 3-0 con cui si era chiuso il primo tempo. Da Fabrizio Agostini e Valerio Di Prospero è tutto, un saluto a tutti voi.